Bianchi, breve e sintetico curriculum. Inizio la mia attività di attore allo Stabile di Genova alla fine degli anni 60. Lavoro con attori quali Alberto Lionello, Lina Bolonghi, Lea Massario, Veron Tonuti, Ero Spagni. Recito in testi di autori moderni e antichi, da Euripide a Vaclav Havel, passando per Molière, Shakespeare, Dürrenmatt, Giraudoux. Lasciai Genova, venni a Roma, feci un po' di televisione, un po' di commedie, come si faceva allora. Ritornai a Genova e feci altre due stagioni a Genova, facendo di nuovo un Molière e un Dürrenmatt. Poi lasciai Genova, andai a Milano, in un piccolo teatrino che era diretto da Umberto Simonetta, e si facevano spettacoli brillanti. Me ne andai da Milano, dal Teatro Geronimo, e venni a Roma e lavorai con Gabriele Labia. Facemmo un Goldoni, vero amico, con Ottavia Piccolo, Renato De Carmine, Anna Maestri, dopo il vero amico l'Amleto, il primo Amleto di Labia, e poi ancora Vitriolo di Kleist, sempre con Ottavia Piccolo, Gabriele che faceva regia e recitava. Mi capitò anche di tornare a fare un po' di televisione. Poi andai allo Stabile di Trieste e feci un Tradimenti dipinto. Il Tradimenti lo rifeci poi in un'altra edizione con Antonio Calenda, dove facevo il marito e non più l'amante. Con Antonio Calenda feci anche un testo di De Benedetti, che era un testo molto divertente, con Andrea Giordana e Ivana Monti. Mi è capitato anche di fare cinema, ho fatto alcuni film, uno con Margaret Pontrotto, una partecipazione nel film Paura e Amore, un film con la regia di Sergio Rossi, che era Le Affettuose Lontananze, dove ero il protagonista maschile insieme a Lina Sastri, Angela Finocchiaro, Fiorenza Marchegiani, poi due film con Giuseppe Ferrara, Segreti di Stato, con Massimo Ghini e altri attori, e poi Il caso Falcone con Michele Placido, e ha un film con Verdone, Attenti al lupo. Poi sono tornato a fare teatro, ho fatto un testo sul calcio che si chiamava Attacca la balla, scritto da Giuseppe Cederna e dal sottoscritto. Questa è una vittoria importante, perché abbiamo vinto. Era importante vincere, perché venivamo da tre sconfitte che non si vinceva. È per questo che abbiamo comodamente pareggiato 2-1.